Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa. Abbiamo arrivato alle letture. Il dialogo tra Dio e il suo popolo, sviluppato nella liturgia della parola della Messa, raggiunge il culmine nella proclamazione del Vangelo. Lo precede il canto dell'Alleluia, oppure in Quaresima un'altra acclamazione, con cui l'assemblea dei fedeli accoglie e saluta il Signore che sta per parlare nel Vangelo. Come i misteri di Cristo illumina l'intera rivelazione biblica, così nella liturgia della parola il Vangelo costituisce la luce per comprendere il senso dei testi biblici che lo precedono, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. In effetti, tutta la scrittura, come di tutta la rivelazione liturgica, Cristo è il centro e la pienezza. Sempre al centro Gesù Cristo, sempre. Perciò la stessa liturgia distingue il Vangelo dalle altre letture e lo circonda di particolari onori e venerazioni. Infatti, la sua lettura è riservata al ministro ordinato, che termina baciando il libro. Ci si pone in ascolto in piedi e si traccia un segno di croce in fronte, sulla bocca e sul petto. I ceri e l'incenso onorano Cristo che, mediante la lettura evangelica, fa risuonare la sua efficace parola. Da questi segni l'assemblea riconosce la presenza di Cristo che le rivolge la buona notizia, che converte e trasforma. È un discorso diretto quello che avviene, come attestano le acclamazioni con cui si risponde alla proclamazione: Gloria a te, o Signore, lode a te, o Cristo. Noi ci alziamo per ascoltare il Vangelo, ma è Cristo che ci parla lì. E per questo noi stiamo attenti, perché è un colloquio diretto, il Signore che ci parla. Dunque, nella messa non leggiamo il Vangelo. State attenti a questo. Non leggiamo il Vangelo per sapere come sono andate le cose, ma ascoltiamo il Vangelo per prendere coscienza di ciò che Gesù ha fatto e detto una volta. E quella parola è viva, e la parola di Gesù che è nel Vangelo è viva e arriva al mio cuore. Per questo ascoltare il Vangelo è tanto importante, col cuore aperto, perché è parola viva. Scrive Sant'Agostino che la bocca di Cristo è il Vangelo. Lui regna in cielo, ma non cessa di parlare sulla terra. Il Vangelo è la bocca di Cristo. Bella immagine. Se è vero che nella liturgia Cristo annuncia ancora il Vangelo, ne consegue che partecipando alla messa dobbiamo dargli una risposta. Ascoltiamo il Vangelo e noi dobbiamo dare una risposta nella nostra vita. Per far giungere il suo messaggio, Cristo si serve anche della parola del sacerdote, che dopo il Vangelo tiene l'omelia. Raccomandata vivamente dal Concilio Vaticano II come parte della stessa liturgia, l'omelia non è un discorso di circostanza. No, non è un discorso di circostanza. Neppure una catechesi come questo che sto facendo adesso io. No, no. Né una conferenza, neppure una lezione. L'omelia è un'altra cosa. Cos'è l'omelia? È un riprendere quel dialogo che è già aperto tra il Signore e il suo popolo, affinché trovi compimento nella vita. L'esegesi autentica del Vangelo
e la nostra vita santa. La parola del Signore termina la sua corsa facendosi carne in noi, traducendosi in opere come è avvenuto in Maria nei Santi. Ricordate quello che ho detto l'ultima volta, la parola del Signore entra dalle orecchie, arriva al cuore e va alle mani, alle opere buone. E l'omilia anche segue la parola del Signore e fa anche questo percorso, è per aiutarci a che la parola del Signore arrivi alle mani passando per il cuore. Ho già trattato l'argomento dell'omilia nell'esortazione Evangelii Gaudium, dove ricordavo che il contesto liturgico esige che la predicazione orienti l'assemblea e anche il predicatore verso una comunione con Cristo nell'Eucaristia che trasformi la vita. E chi tiene l'omilia deve compiere bene il suo ministero, quello che predica, sacerdote o diacono, o il vescovo, offrendo un reale servizio a tutti coloro che partecipano alla messa, ma anche quanti l'ascoltano devono fare la loro parte. Anzitutto prestando debita attenzione, assumendo cioè le giuste disposizioni interiori, senza pretese soggettive, sapendo che ogni predicatore ha pregi e limiti. Se a volte c'è motivo di annoiarsi per l'omilia lunga o non centrata o incomprensibile, altre volte invece il pregiudizio a fare da ostacolo. E chi fa l'omilia deve essere conscio che non sta facendo una cosa propria. Sta predicando, dando voce a Gesù, sta predicando la parola di Gesù. E l'omilia deve essere ben preparata, deve essere breve, breve. Mi diceva un sacerdote che una volta che era andato a un'altra città dove abitavano i genitori, e il papà gli aveva detto: tu sai, sono contento perché con i miei amici abbiamo trovato una chiesa dove si fa la messa senza omilia. E quante volte noi vediamo che nell'omilia alcuni si addormentano, altri chiacchierano o escono fuori a fumare una sigaretta, no? Ah, è vero, eh? Tutti voi lo sapete, eh? È vero. Per questo, per favore, che sia breve l'omilia, ma che sia ben preparata. E come si prepara un'omilia, cari sacerdoti, diaconi, vescovi? Come si prepara? Con la preghiera, con lo studio della parola di Dio e facendo una sintesi chiara e breve. Non deve andare oltre i 10 minuti, no, per favore. Concludendo, possiamo dire che nella liturgia della parola attraverso il Vangelo e l'omilia Dio dialoga col suo popolo, il quale lo ascolta con attenzione e venerazione, e allo stesso tempo lo riconosce presente e operante. Se dunque ci mettiamo in ascolto della buona notizia, da essa saremo convertiti e trasformati, pertanto capaci di cambiare noi stessi e il mondo. Perché? Perché la buona notizia, la parola di Dio, entra dalle orecchie, va al cuore e arriva alle mani per fare delle opere buone. Grazie.